Allora, ragazzi, oggi iniziamo con l'esercitazione sull'evapotraspirazione. Allora, l'obiettivo dell'esercitazione è appunto quella che è la stima dell'evapotraspirazione, che può essere appunto potenziale o effettiva, tramite l'utilizzo di una della componente evapotranspiration che fa parte del gruppo GeoFrame. Ora, il calcolo che noi andiamo a effettuare sull'evapotraspirazione è una stima che viene fatta su un punto. Come vi ho fatto vedere, come vi, diciamo, vi mostro in questa slide, se noi abbiamo un'area molto vasta, come può essere quella per esempio di un bacino idrografico, la stima che noi facciamo con questi modelli è una stima puntuale, cioè come se fosse in questo punto che vi ho indicato qui. Vedrete poi successivamente, se siete interessati a questi argomenti, col corso di modellazione idrologica che tiene sempre il professore Rigon alla magistrale, che questi calcoli però possono essere anche appunto estesi ed effettuati su un vero e proprio bacino idrografico, quindi su un'area come quella che diciamo, vedete in figura. Allora, la componente evapotranspiration, quindi questo modulo di evapotranspirazione che fa parte del gruppo GeoFrame, include al suo interno, cioè presenta al suo interno tre modelli per il calcolo dell'evapotraspirazione. Il modello di Priestley-Taylor, che è stato implementato dal professore Formetta nel 2014, il modello di Penman-Montit, che voi ovviamente avete visto a lezione, con una modifica di cui poi parleremo fatta dalla FAO, e infine uno dei modelli, diciamo, più potremmo dire innovativi, che si chiama Prospero ed è stato implementato da Michele durante durante il suo percorso di dottorato. È sostanzialmente un modello che include al suo interno la formulazione di Shimansky-Orr, che avete visto anche durante la lezione, con delle modifiche per quanto riguarda la parte computazionale degli stress, che Michele ha ripreso da altre teorie che comunque poi affronteremo a suo tempo. Allora, iniziamo con Priestley-Taylor. Allora, il modello di Priestley-Taylor è, possiamo dire, uno dei modelli più semplici che esiste in letteratura per il calcolo dell'evapotraspirazione. E come vedete così dalla formula della slide, si basa sostanzialmente su una relazione, potremmo dire quasi diretta, tra la radiazione netta e l'evapotraspirazione che è calcolata appunto da Priestley-Taylor e l'evapotraspirazione effettiva, in quanto quella tra virgolette potenziale viene decurtata attraverso questo parametro alfa e diventa appunto secondo il modello di Priestley-Taylor un'evapotraspirazione effettiva. Ora, per quanto riguarda questo parametro alfa, che è il parametro che governa quasi tutta la teoria di Priestley-Taylor, questo parametro è stato computato in seguito a una serie di esperimenti. È stato visto che un valore ottimale è il suo valore medio ed è pari a 1,26. Non vi ho riportato qui tutti gli esperimenti che hanno condotto, diciamo, a questo calcolo perché non penso che sia di vostro, diciamo, interesse, però se volete ci sono. Ma comunque sappiate che questo numero 1,26 non è un numero a caso, ma è stato appunto scelto dopo una serie di esperimenti che hanno fatto Priestley e Taylor. È uno dei modelli più semplici, come abbiamo detto prima, soprattutto perché necessita di veramente una piccola quantità di input. Vedrete con i tre modelli che questo modello necessita di tre o quattro input. Il modello, per esempio, di Prospero necessita di circa 10 input, quindi vi è una differenza sostanziale. Però è pur vero che il modello di Priestley-Taylor presenta una modellazione fisica molto semplificata, però nonostante ciò, come hanno riportato Albera e Banchieri, ha comunque delle buone prestazioni.
Allora, andiamo alla parte proprio progettuale di esercitazione. Come abbiamo visto con l'esercitazione di Richards, prima di tutto dobbiamo aprire il modello attraverso la console. Il progetto che vi ho caricato si chiama OMS Project ATP 20. Una volta aperto, sempre tramite la finestra qui in alto a destra, si dovrebbero aprire queste schermate Evapotranspiration Please Retailer ed Evapotranspiration FAO. Se così non fosse, cioè se voi aprite diciamo, cliccate sull'icona, selezionate il progetto e lo aprite, se non dovessero spuntare queste due finestre, così come è capitato a qualcuno di voi, basta andare nell'icona qui in alto a sinistra, quindi la seconda, e si aprirà una finestra di dialogo che vi permette di scegliere appunto quale SIM file aprire. Quando parliamo di SIM file, il SIM file è appunto il file del modello, per intenderci. Quindi, aperto il progetto, iniziamo, ovviamente continuiamo con la parte di Breeze Retailer. La prima cosa da inserire, così come abbiamo visto nell'esercitazione di Richards, sono le date di inizio e fine simulazione. Anche qui, attenzione alla formattazione della data. La data deve essere riportata esattamente così come vedete nella slide, quindi anno, trattino mese, trattino giorno, ora e minuti. E quindi questo sia per la data di inizio che per la data di fine. Dopodiché, non mi ricordo se l'abbiamo visto nell'esercitazione di Richards, ma lo vediamo qui. Quello che potete definire è un site, come vedete qui a sinistra, che io ho chiamato Cavone. Ora, questo è sostanzialmente il nome del posto in cui sto facendo la simulazione, che si può chiamare Cavone, come si può chiamare Bacino del Po, si può chiamare in qualunque modo, può avere il nome della vostra stazione. Potete anche non mettere nulla e cancellare proprio questo site, però noi l'abbiamo inserito non solo quest'anno, ma da tanti anni, anche durante il corso della Winter School che tiene sempre il professore Rigon, perché è utile quando si fanno delle analisi su più siti, perché in questo modo sappiamo su quale sito stiamo lavorando. Come ID lasciate sempre uno e vi spiego anche cos'è, scusate, vi spiego anche cos'è l'ID. L'ID in questo caso è appunto il numero identificativo del bacino, perché quando noi andiamo a fare una simulazione su un sito, come per esempio il Cavone è, immaginate, un bacino idrografico molto grande, che però non si può fare una simulazione tutta, diciamo, considerando tutto l'intero bacino, ma questo bacino idrografico viene diviso in tanti piccoli bacini e in ogni piccolo bacino si fa una simulazione. Ad ogni piccolo bacino viene associato un numero, quindi per esempio il Cavone, che è un bacino molto grande, lo dividiamo in 7 sottobacini e quindi noi avremo come ID, in questo caso 1, poi in un'altra simulazione avremo il 2 perché ci stiamo spostando nel sottobacino 2. Questo, diciamo, sono informazioni generali che per questo tipo di esercitazione non vi interessano, però mi sembra giusto che sappiate cosa significa ID e sappiate che questo tipo di analisi, soprattutto su più sottobacini, poi sono quelle che si fanno nel corso di modellazione idrologica. Poi vedete il famosissimo time step, che è appunto lo step temporale della simulazione. Per quanto riguarda l'evapotraspirazione, non c'è la differenza tra time step e time delta che abbiamo visto in Richards. Quella è solo una peculiarità del modello proprio numerico di Richards. Qui ne abbiamo un unico time step che indica il time step della serie temporale che viene letta. È il time step che diciamo, sarà il time step di output della simulazione. In questo caso è 60 minuti, quindi è appunto un time step orario. Ovviamente se ci sono domande mentre io parlo, interrompetemi pure. Dopodiché,
Andiamo ai parametri. Allora, il modello di Priestley-Taylor, come vi ho detto prima, ha veramente pochissimi parametri. Il primo che vedete è l'alfa, che abbiamo detto essere pari a 1,26, quindi io vi consiglio di lasciarlo a 1,26. Dopodiché vi sono due coefficienti, G-Morn e G-Night, che così come vedete anche da questa definizione qui sulla sinistra, la definizione della variabile, sostanzialmente non sono altro che il coefficiente per il flusso di calore dal suolo durante il giorno e durante la notte. Cioè il flusso di calore dal suolo, che sarà poi una serie di input, vediamo successivamente, questo flusso di calore dal suolo deve essere in un certo modo diviso tra le ore diurne e le ore notturne. E tramite questi due coefficienti, che immaginate sono semplicemente dei coefficienti percentuale, viene diviso appunto tra le ore del giorno e le ore della notte. Dopodiché vi è questo Priestley-Taylor due hourly, che se settato in true darà una impostazione come time step orario. Quindi se nel time step avete inserito qui 60, quindi è appunto orario, qui nel Priestley-Taylor due hourly dovete lasciare true. Nel caso in cui invece di true mettete false, così come vi ho scritto nella slide, il time step sarà giornaliero. Perché? Perché il modello di Priestley-Taylor, così come anche quello di Penman-Montith che vedremo dopo o nella prossima lezione, permettono di fare delle simulazioni o orarie o giornaliere. Quindi in questo modo si fa appunto lo switch tra il time step orario e giornaliero. Dopodiché qui vi è un parametro di default per la pressione, che è impostata a 101.000 e potete capire essere sì, 101.000. Dopodiché il temporal step e il t-start date sono quelli che avete inserito nella parte precedente, cioè la data d'inizio e il temporal step. Quindi questo per quanto riguarda i parametri. Per quanto riguarda gli input, allora gli input al modello per il modello di Priestley-Taylor sono solo questi, cioè sono quattro. Quindi noi abbiamo bisogno di quattro file CSV. Quattro file CSV che, come avete visto per l'esercitazione di Richards, devono essere delle serie temporali. E se la simulazione oraria, devono essere delle serie temporali orarie. E devono essere della temperatura, come vedete qui air temperature, quindi vedete qui a sinistra l'indicazione del file che dovete inserire. Quindi il primo è il file CSV relativo ai dati di temperatura, il secondo è il file relativo ai dati di radiazione netta, il terzo è il file invece relativo ai dati di pressione atmosferica. Perché se siete, per esempio, in un sito montano molto alto, la pressione ovviamente sarà varia, la pressione varia, e quindi è fondamentale che voi inseriate una pressione, altrimenti il modello prenderà quella di default che avete visto prima. E poi un'altra serie temporale per il calore latente dal suolo, questo GHF. Per quanto riguarda la radiazione netta, non in questa lezione, ma probabilmente venerdì, vi farò vedere un modo per calcolare voi questo file CSV. Quindi per il momento voi immaginate che dovete avere un file di radiazione netta, ma vedremo successivamente che noi con un semplice calcolo possiamo fare stampare la radiazione netta da un altro modello, ovviamente come immaginate. E che sarà quindi l'input per questo file. Anche qui vi ho riportato quello che deve essere la formattazione dei file CSV che devono essere utilizzati in questi modelli, e vi ho riportato i notebook che potete utilizzare per formattare i modelli, o meglio, un notebook per formattare una serie temporale che già avete. È il notebook, il Time Series Creator, che invece vi serve per creare proprio dal nulla una serie temporale del tutto inventata. E poi gli output.
output del modello di Priestley Taylor sono il calore latente espresso in watt su metro quadro e l'evapotraspirazione che invece è espressa in millimetri. Ora, per quanto riguarda invece un'altra, per esempio, una caratteristica di questi percorsi, vedete che vi è una, diciamo, una simbologia a voi, immagino, nuova, cioè questo dollaro site oppure il dollaro home. Ora, il dollaro site, in questo caso, va a riprendere esattamente il site che noi abbiamo definito all'inizio, cioè cavone. Quindi questo cosa significa? Che io nella mia cartella, per esempio nella mia cartella data, avrò una cartella che si chiama cavone. Quindi questo è anche un modo per andare a dividere, per esempio, i dati, ma anche gli output poi successivamente, per andarli a dividere tra tutti i bacini idrografici che per esempio si hanno o sui quali si stanno facendo delle simulazioni. Io sulla parte, diciamo, teorica di Priestley Taylor ho concluso. Quindi se voi volete passo alla parte del sim file se non ci sono domande. Scusami, concede, io avrei due domande. Sì. Eccomi. Eccolo lì. Nel dollaro site, sì. La cartella gliela devo creare io o me la crea in automatico? La devi creare tu. Ok. Sì. Dopo. Ok. Dopo quindi aspetta un attimo, magari lo spiego meglio per gli altri. Quindi, allora, voi già nel progetto io vi ho creato le cartelle sia per data sia per l'output, vi ho creato le cartelle cavone e un'altra cartella con dei dati di un altro bacino che si chiama Rio Ressi. Quindi voi già queste cartelle le trovate, ma se prendete i dati da un'altra stazione, non lo so, non mi viene in mente nulla, comunque un'altra stazione X, dovete stare attenti che sicuramente in data avrete la cartella col nome e i dati all'interno, ma poi dovete crearla anche in output. Se non la create, comunque il modello, quando fate, diciamo, eseguite il modello, scusatemi, vi dirà che gli manca la cartella, quindi comunque ve ne accorgerete in seguito. Vai, Davide. No, Daniele. Daniele, ma, scusami. Nessun problema. Sui parametri Gmorn e Gnight. Sì. Cioè, sono parametri fissi, li trovo in giro? Allora, come vengono calcolati? Allora, non sono dei parametri fissi, cioè è semplicemente una divisione percentuale che tu fai del flusso di calore latente dal suolo durante il giorno e durante la notte. Sicuramente è visto, diciamo, è accurato scientificamente che durante la notte è maggiore, per questo chi ha fatto, diciamo, il modello, in questo caso il professore Formetta, che poi è stato anche modificato da Michele, hanno lasciato questi parametri perché sono, tra virgolette, quelli ottimali. Però, come per tutti gli altri, per alfa non vi dico di cambiarlo, ma se in questo volete cambiare per vedere cosa varia, come varia l'evapotraspirazione, potete cambiarlo. Ok. Ok, grazie. Allora, passiamo alla parte pratica, o ci sono altre domande? Non ci sono altre domande. Passiamo alla parte pratica, allora.